Eccoci qua, buon pomeriggio di nuovo in diretta, subito dopo la fine del telegiornale normale. Questa è un'edizione straordinaria, l'abbiamo preannunciato, apriremo nel corso del pomeriggio fino alle ore 19, cioè vale a dire alla seconda edizione del TG, una serie di finestre informative su quello che sta accadendo a Roma, al processo all'NH Hotel per quello che riguarda la presunta combine della partita Savona-Teramo. Come sapete, il Teramo è imputato, diciamo così, per responsabilità diretta, ma sarebbe più giusto dire deferito per responsabilità diretta. Sono 11 le posizioni di deferimento da giudicare. Allora noi torniamo a collegarci immediatamente con Andrea Costantini, perché rispetto a quello che è stato detto nel corso del primo collegamento mi sembra che sia già stato ascoltato il primo test presentato dal Teramo. Andrea. Sì, buon pomeriggio di nuovo dall'NH Vittorio Veneto di Roma, sede del dibattimento per l'inchiesta sul processo Savona-Teramo. In effetti sta ancora parlando il primo test, perché ci eravamo lasciati sul fatto che il collegio giudicante, nel respingere sostanzialmente le richieste dell'avvocato Cozzone per conto della Teramo Calcio, aveva comunque derogato ammettendo soltanto due testi rispetto alla lista di 15 che sono stati presentati nell'allegato al memoriale difensiva della Teramo Calcio. Ebbene, i prescelti, diciamo così, sono due dirigenti della Teramo Calcio, peraltro persone da sempre molto vicine al presidente Luciano Campitelli, sono Fabio Mignini e Pasqualino Testa. Fabio Mignini ha iniziato a parlare proprio mentre noi stavamo terminando il collegamento al TG, sta tuttora parlando, perlomeno io sono risalito due minuti fa ed era ancora all'interno dell'aula dibattimentale, mentre nella hall che si trova qui al piano inferiore, ma che è comunque un piano rialzato rispetto all'aula del dibattimento, sta aspettando con, immaginate, grande emozione, anche un po' di nervosismo, il suo momento Pasqualino Testa. Con Fabio Mignini, il collegio giudicante, ma anche gli avvocati, sia l'avvocato Chiacchio per conto della Teramo Calcio, ma per il controesame anche l'avvocato Grassani per conto dell'Ascoli Calcio, hanno rivolto delle domande al dirigente teramano per ripercorrere quelle che sono state le ore che hanno preceduto e che hanno seguito il match di Savona. In particolare, anche per valutare probabilmente la credibilità del test, sono state fatte ripetute domande sul viaggio di ritorno della dirigenza della Teramo Calcio. Noi Andrea, testualmente quello che ha dichiarato Fabio Mignini, che ha detto che nel viaggio di ritorno dopo la partita... Sì. Allora, per fare una battuta e sdrammatizzare ovviamente questo momento, possiamo dire che il Teramo ha scelto due testimoni completamente diversi, cioè uno che parla molto, Fabio Mignini, che parla pochissimo, vale a dire Pasqualino Testa. Sì, è vero, hanno due caratteri profondamente diversi. Pasqualino Testa è molto, molto diciamo così, ristretto di parole, Fabio Mignini invece parla sicuramente di più, però comprendiamo anche la pressione di stare a parlare davanti a un collegio giudicante e di fronte sì agli avvocati della Teramo Calcio, ma anche a tutti gli altri avvocati, in particolare a chi difende quest'oggi gli interessi dell'Ascoli, come l'avvocato Mattia Grassani, che è stato particolarmente insomma arrembante nei confronti di Fabio Mignini, tant'è che in più di una circostanza il presidente del collegio giudicante Artico è intervenuto proprio per richiamare, tra virgolette, all'ordine l'avvocato Grassani. Però stavo dicendo di quello che ha detto Fabio Mignini. Lui ha raccontato di un viaggio di ritorno nel quale erano presenti all'interno della stessa macchina che veniva guidata dal DS Marcello Di Giuseppe, ovviamente Marcello Di Giuseppe, il presidente Luciano Campitelli e i dirigenti Fabio Mignini e Pasqualino Testa. Ha dichiarato al collegio giudicante che il presidente Campitelli non è mai salito né nel corso del viaggio d'andata né nel corso del viaggio di ritorno, viaggio d'andata che il Pullman ha fatto però due giorni prima del match, ma neanche nel viaggio di ritorno il presidente Campitelli non è mai salito sul Pullman. C'è stato un appunto mosso dall'avvocato Grassani, che ha detto: abbiamo una foto che vorremmo diciamo ammettere al dibattimento, nella quale il presidente Campitelli è entrato
stato, o meglio, scusatemi, esce dal pullman nel corso della festa, ma anche su questo c'è stato il chiarimento da parte dello stesso Mignini. Ha detto il viaggio è stato fatto in macchina, il presidente Campitelli non è mai entrato nel corso del tragitto in pullman, però a 200 metri dall'arrivo dalla piazza principale di Teramo, non è stata citata ma è piazza Martiri, e all'interno del corso vecchio il pullman si è fermato e ha permesso a noi dirigenti, Testa e Mignini, e al presidente Campitelli di entrare nel pullman per poter fare l'arrivo trionfale nella piazza centrale. All'apparenza questi sono dettagli che non sembrerebbero incidere più di tanto nell'ambito del dibattimento, però probabilmente il fatto di fare spesso queste domande a volte possono sembrare anche un po' a trabocchetto nei confronti del dirigente teramano, è un po' un voler mettere alla prova la credibilità del Teste Andrea stesso. In riferimento Andrea. Alle ore antecedenti al match, sempre Fabio Mignini ha sì. Con questa testimonianza, con queste dichiarazioni di Fabio Mignini, cadrebbe il discorso della Maserati a questo punto? In realtà Alfredo, Fabio Mine ha detto che Marcello Di Giuseppe guidava una Maserati e ha affermato anche che era la macchina che solitamente veniva condotta dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Noi, Alfredo, ti stiamo riportando testualmente quello che è stato detto appunto nel corso della testimonianza dal dirigente Fabio Mignini, cioè che la macchina era abitualmente portata dal DS Marcello Di Giuseppe e anche in quella. Allora scusami un attimo. E a 200-300 metri dall'arrivo in Piazza Martiri cadrebbe a questo punto l'altra versione, quella che diceva, non so se era di Bardigiani o Cennicola, lo ricorderai sicuramente, che Marcello Di Giuseppe era sceso da un'auto, un SUV, al termine della partita e aveva incontrato uno dei due, quindi cadrebbe quest'altra ipotesi, cioè quella del SUV al termine della partita. Questa è una dichiarazione che ha reso Cenicola in una delle sue audizioni, la prima. Cenicola diceva che Marcello Di Giuseppe ha incontrato Bardigiani al casello di Albisola e, da come ricordava lui, Marcello Di Giuseppe era sceso probabilmente da un SUV, così noi citiamo testualmente quello che è a verbale dell'audizione, probabilmente è sceso da un SUV, ma sono appunto delle dichiarazioni rese appunto da Cenicola. Venendo al prepartita, Fabio Mignini ha anche raccontato di essersi dato appuntamento con il presidente Campitelli nell'albergo dove alloggiava Campitelli intorno alle ore 10. Sono andati a fare una passeggiata, hanno preso un caffè, hanno anche incontrato dei tifosi, poi sono rientrati in albergo e alle ore 12.30 Mignini e Testa hanno pranzato mentre il presidente Campitelli è salito in camera perché non voleva mangiare, era nervoso vista l'attesa della gara e quindi ha preferito salire insomma nella stanza, riposarsi in attesa di poter andare allo stadio. Queste sono le dichiarazioni, perlomeno quelle che abbiamo sentito, perché le primissime eravamo in collegamento, quindi non abbiamo ascoltato come è iniziato l'interrogatorio, o meglio la testimonianza di Fabio Mignini. Queste cose che vi stiamo dicendo in maniera molto minuziosa le diciamo perché le abbiamo appunto ascoltate. Mignini che, ripeto, fino a pochi minuti fa stava ancora parlando mentre noi iniziavamo il collegamento. Subito dopo di lui toccherà a Pasqualino Testa, che insomma è una persona che normalmente non è particolarmente estroversa, solitamente va un po' al risparmio a livello di parole, lo conosciamo, ognuno ha il suo carattere, poi insomma staremo a vedere cosa dichiarerà lo stesso Pasqualino Testa, e sarà importante per il Teramo che Testa dia delle dichiarazioni che siano diciamo così convergenti e coerenti con quanto detto da Fabio Mignini, e chiaramente l'avvocato Grassani, supponiamo, cercherà di lavorare in maniera tale da far emergere eventuali discrepanze tra il racconto dello stesso Mignini e il racconto di Pasqualino Testa. Alfredo. Allora Andrea, sì, una domanda. Noi sappiamo che alle 15.30 c'è un altro processo calendarizzato dalla Corte di Giustizia Federale Sportiva. Ecco,
il fatto che i tempi vadano così per le lunghe, soprattutto il fatto che dopo aver detto no alle tante eccezioni della difesa del Teramo e anche quella di Ercole Di Nicola, siano stati ammessi due testimoni. Questo come potrebbe essere letto? In chiave positiva o non cambia nulla rispetto a quello che è l'idea fattasi dalla Procura federale? Guarda, è difficile dire, è difficile fare previsioni, non so se è stata fatta anche una valutazione del tipo ascoltare 10-15 testi vorrebbe dire allungare in maniera clamorosa i tempi del dibattimento, perché Mignini è entrato alle 14:15-14:20 e ora da quello che ci risulta è appena uscito, quindi la sua testimonianza è durata circa una mezz'ora. Se proiettiamo questa mezz'ora di tempo per 10 o 15 testimonianze, praticamente va da sé che arriveremo a notte fonda, quindi non so se ci possa essere questa considerazione fatta dal collegio giudicante. Per il resto comunque due testi sono stati ammessi e la Teramo Calcio ha mandato avanti due persone che comunque hanno vissuto quella giornata e l'hanno vissuta al fianco del presidente Campidelli, quindi dovrebbero essere due testi che possono raccontare come sono effettivamente andate le cose in quella giornata. Però fare discorsi del tipo, certo, il fatto che ci sia stata una opposizione a questa istanza fatta dall'avvocato Cozzone potrebbe far presagire che non sia una cosa positiva, però in realtà poi i due testi sono stati ascoltati lo stesso, o meglio, uno è stato ascoltato, l'altro lo stanno per ascoltare, quindi siamo in attesa di ulteriori sviluppi e di ulteriori eventi e vedremo insomma come si svilupperà poi questo dibattimento, che evidentemente proprio in questi momenti sta entrando nel cuore, e poi chiaramente ci saranno le arringhe dei vari difensori. Particolarmente attesa è quella dell'avvocato Edoardo Chiacchio, che insomma difenderà a spada tratta la Teramo Calcio e il presidente Campidelli, e lo farà, suppongo, anche con l'enfasi oltre che con la proprietà di linguaggio che gli è propria. Bene Andrea, allora chiudiamo qui questo primo collegamento, adesso ti diamo la possibilità di andare ad ascoltare quello che dirà Pasquale Testa, Pasqualino Testa, il secondo testimone del Teramo. Il prossimo collegamento possiamo già farlo intorno alle 15:40-15:45, se sei d'accordo, e così diamo appuntamento ai nostri telespettatori dando degli orari pressoché certi. Va bene. Ok, perfetto. Grazie ad Andrea Costantini. Allora, prossimo appuntamento 15:40-15:45 dipenderà ovviamente molto da quello che sta accadendo a Roma. A tra poco.